fischia il vento. Urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna ardire a conquistare la rossa primavera in cui sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria dei ribelli, ogni donna a noi dona un sospiro. Nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore ed il braccio nel colpire. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta sarà del partigiano. Ormai sicura è la bella sorte contro il vile che ognun cerchiamo. Cessa il vento, calma la bufera, torna fiero a casa il partigiano, sventolando la rossa bandiera. Vittoriosi, al fine, liberi siamo. Questione che ho fatto lei, se lo ricordiamo noi, a gioventù non siamo anche ciò che vuole. Gioventù non sa niente di cascio. E chi è cascione? Come chi è cascione? Medaglia d'oro. Medaglia d'oro, noi queste cose non le sanno. Non sanno niente assolutamente. No, De Felice non sa niente. Non sa niente, niente. Parla che ti vede, nessuno sa niente. Dice, devo te approvare a Cernogalo. E chi vuole cascione? Come non sai chi vuole Omega? E chi vuole Omega? Niente, mi sono sa niente. Quelli di Garibaldi, di Cavour, questa gente lì, che sono sempre a galla. Devo affrontare subito la questione dei doveri del medico. Se c'è, nel medicare gli uomini per i loro mali fisici, da incontrare aspre difficoltà, brutture, egoismi sporchi. Io lo so. E chiaramente comprendo il meccanismo di questa tragica realtà. Non esagero per niente, tu lo sai, a usare parole così grosse. Sono pronto con ogni mia forza, con tutto me stesso, ad impugnare le armi che volontariamente ho scelto per quella tremenda battaglia. Però, prima di mettermici, ti faccio una domanda. Stimi tu in questo preciso momento necessaria la mia opera più negli ospedali che ricoverano ammalati nel fisico che in quel nostro di gran lunga più grande ospedale che è l'Italia? Credo che non sempre essi si scanneranno tra di loro. Credo che non sempre, anzi mai, chi tutto dà nulla riceve. Ho quel che ho donato. Come so quanto gli uomini soffrano per la loro impreparazione. Come so che bisogna lottare, e dura è la lotta. Di questo credere, di questo sapere, ne so peso la responsabilità mia intima, sino al massimo limite, se massimo limite è la morte. Perché essere l'avvenire e poter rischiarare la strada, come nella tenebra il raggio del sole, non è sacrificio. Giuro che andrò avanti per questa via, con fede e coraggio, per la vita e per la morte. Felice Cascione. A me Cascione, per me, è stato un maestro. Io quando avevo neanche 20 anni, quando sono andato su, e ho imparato tante cose da lui. Ho imparato a giudicare gli uomini, a giudicare i momenti propizi e quelli non propizi. Soprattutto ho imparato a stare zitto quando era necessario. Un giovane alto, bello, aitante, un giovane sportivo, sempre abbronzato, un uomo che già imponeva col suo portamento, con la sua fisicità. E poi una persona che a queste doti esteriori aggiungeva una estrema serietà, pacatezza nel parlare, senso di decisione, senso di sicurezza che infondeva, come è stato capace di infonderlo agli altri. È triste pensare ciò che ha dato e ciò che poteva dare. E questa è la tristezza.
Io l'ho conosciuto quel giorno che sono saliti in montagna, cioè il 28 settembre del 43. Felice Cascione era del 18, un dottore, un uomo intelligente, un uomo umano, era un uomo straordinario. Io ero proprio uno dei cuccioli su, uno dei più piccolini di tutti. Come quest'uomo a me mi è rimasto dentro, mi è rimasto, non ce n'era per me uomini così. Mi sono rimasti i suoi insegnamenti, sempre. Io ho sempre la mia idea, che è sempre stata quella. L'ho inculcata ai miei figli, l'ho inculcata ai miei nipoti. E dopo 50 anni ne parlano ancora. È una grande cosa, dico, perché anche gli avversari, noi nemici, gli avversari non possono parlarne male, perché non ha fatto del male a nessuno. Se fosse ancora vivo potesse ritornare lì e vedere tutti quei posti dove sono stati, dove hanno fatto la fame, il freddo. Sì. Felice Cascione.